Ciao a tutti e bentornati su questo canale per un nuovo video, anzi per una nuova serie di video. Ho scelto questa location rumorosa col fiume che scorre così, giusto per dare un po' di fastidio e perché non si capisca nulla. Ho deciso di ficcarmi in una nuova impresa sicuramente fallimentare. Ho trovato un 50 completamente a pezzi, completamente smontato, e in questa serie di video cercherò di rimetterlo insieme. Il fatto è che non ho tutte queste conoscenze meccaniche, soprattutto sono abituato a smontare le cose, vedere come sono fatte per poi essere in grado di rimontarle. Invece in questo caso mi trovo con un qualcosa che è già stato smontato da qualcun altro che non conosco e per cui non so se ci sono tutti i pezzi. Il budget che mi sono prefissato per la realizzazione di questo progetto è di 800 euro, soldi ricavati dalla vendita di una bici. Una di quelle bici per cui faccio le recensioni che voi un po' detestate, ma che appunto mi permettono di realizzare questi progetti incredibili. Ma il tempo delle parole è esaurito, andiamo nel Brusa Garage che vi faccio vedere che diavolo ho comprato. Ufficialmente inizio la serie 50 flop. Attenzione, video ad alto contenuto di pressapochismo. Le azioni mostrate in questo video sono eseguite da un incompetente professionista. Non replicarle. Per queste ed altre ragioni, se ne sconsiglia la visione a collezionisti, precisini e polemici. Buona visione. Avete letto bene il disclaimer? Me lo auguro. Ed eccoci qui nel Brusa Garage, in questo primo video andrò a fare una cernita di tutti i pezzi che mi sono stati dati di questo 50, valuterò le loro condizioni, inizierò a stilare una lista di tutto ciò che manca. Sarà un lavorone. Perché dico che sarà un lavorone? Guardate voi coi vostri occhi, guardate qua la mole di pezzi che ci sono e che dovrò andare a controllare. Allora, direi di iniziare dal trovare tutte le parti del telaio della ciclistica, quindi tutte le parti più grosse che compongono il motorino. Come avete potuto vedere, dentro quelle scatole ci sono circa 2/3 50 fatti a pezzi. Per quanto riguarda la parte telaistica, ho trovato bene o male tutto, mi sembra tutto. C'è ovviamente il telaio del 50, il forcellone posteriore, ce ne sono addirittura due, quindi andrò a scegliere quello messo un po' meglio, il telaietto posteriore dove si ancorano le carene, anche in questo caso ce ne sono due, l'ammortizzatore posteriore, le forcelle anteriori che però sono smontate, sono da revisionare, io non so se sarò in grado, ma dovrò farlo in qualche modo, non è che posso andare in giro senza forcelle. I due cerchi e l'attacco manubrio, attacco forcella, non c'è però il manubrio, quindi probabilmente il manubrio è una di quelle cose da aggiungere alla lista delle cose da comprare. Ovviamente questo telaio ha il suo librettino, altrimenti non l'avrei comprato. Adesso invece vado a cercare le carene, vedo se ci sono tutte le carene che servono per montare questo 50. Ok, anche le carene credo di averle trovate tutte, manca giusto qualche dettaglio come ad esempio la griglia di questa carena qua, questa qui.
E la buona notizia è che non ce n'è una sana, quindi saranno tutte da rimaneggiare. L'unico forse che si salva è il cupolino. Il cupolino mi sembra integro, intatto, è solo da riverniciare. Mentre le carene sono spaccate, hanno dei pezzi da ricostruire, sono da risaldare. Ho trovato anche il sottocodone, dove forse l'unica cosa che manca è la plastica dello stop, e la sella. Secondo voi la sella è sana? No, è da rivestire. Vado a cercare la strumentazione adesso. Allora, strumentazioni ce ne sono due, una con 23.000 km, l'altra con 90.000 km. Entrambe non sono messe benissimo, entrambe hanno il vetro danneggiato. Questa qua però ha il vetro crepato, mentre questa ha il vetro leggermente fuso. E tra l'altro la plastica di questa è completamente distrutta. Quindi penso che userò la strumentazione da 23.000 km, che è messa un po' meglio, col vetro di quella da 90.000, che nonostante sia fuso, una volta pulito, secondo me è decisamente meglio di questo. Anche se lui ha qualche aletta rotta. E vabbè, che dobbiamo fare? E ora le parti del motore. Motori ce ne sono due, uno a liquido, che però è danneggiato qua nella parte dove c'è il miscelatore, e l'altro ad aria, quindi direi quello ad aria non ci interessa. Prendiamo questo. Minchia raga, questo è un motore Abarth. Qui c'è anche la marmitta, che a quanto pare una Giannelli, non so se leggete. Non è messa benissimo perché è bollata e ricoperta da uno strato di ruggine, cracia, non lo so. E le manca anche il terminale, però proverò a recuperarla. E vediamo cos'altro trovo in questa scatola delle meraviglie. Questa deve essere la vaschetta dell'olio con il miscelatore, che io non monterò, la miscela me la farò da solo. Frecce mettiamo quelle tamarre, paraoli forcelle, questi servono. Pedalina di accensione, pedalina del freno, un perno ruota credo, tappo del carburante, leva del cambio messa maluccio, non lo so, comandi del manubrio, pinza freno, cazzilli del forcellone, questi servono, tappo del radiatore. Il radiatore manca, un'altra cosa da segnare, un parafanghetto che va montato sul parafango. Allora, cavi freno nuovi di pacca più cavo del contachilometri. Riparo motore, questo è nuovo di pacca. Un carburatore da... boh, non c'è scritto, penso sia da 14 comunque. Un altro carburatore, questo è un 14-12 dell'orto. Cablaggi e un altro ammortizzatore, da valutare quale è meglio. Manicotti del radiatore. Specchietto, che non ci interessa perché noi metteremo uno specchietto di tamarro. Azione, testa cilindro, pistone. Nuovo cazzo. Cavalletto no, mettiamo quello laterale. Questi sono dischi freno, questo direi di no, questo direi di sì. Un'altra sella distrutta, portapacchi posteriore, cavalletto laterale,
Rubinetto della benzina col suo manettino. Rubinetto sarà da cambiare perché vedo che è un botto di pasta rossa, quindi non funzionerà. Quindi questo è quello che ho salvato. E questo è quello che ho scartato. Ed eccoci qua, giunti al termine di questo primo episodio. Qui ho stilato una lista di tutte le macro cose che mancano e che dovrò andare ad acquistare. Poi ovviamente mancherà anche tantissima minuteria, tantissimi particolari, ma quelli li vedrò strada facendo. Quindi cosa manca? Manca il manubrio, il radiatore, cavallotti manubrio, cavallotti comandi, leva freno, pompa freno, leva frizione, pneumatici, plastica stop e le frecce. Il budget che mi ero prefissato, come ho detto inizio video, è di 800 euro. Per tutta questa roba quanti ne ho spesi? Ne ho spesi 300, ne rimangono quindi 500. Cosa abbiamo già imparato da questo primo episodio? Che non conviene comprare mezzi a pezzi perché non sai cosa c'è, cosa non c'è, cosa manca, cosa funziona, cosa non funziona, e che sono fottuto. Per questa ragione vi chiedo, se volete sostenere questa serie in qualche modo, di iscrivervi al canale, lasciare un like, lasciare un commento, condividere il video con tutti i vostri amici, i vostri parenti e anche con i vostri nemici, e anche se avete profili falsi iscrivetevi con quelli. Il prossimo video sarà sulle carene, quindi preparerò le carene, le vernicerò e farò tutta quella parte lì. E basta, io con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!